questione è che dal 2004 noi abbiamo fatto una vertenza sindacale verso l'Autolelli per cercare di percepire sia il TFR che le mensilità. Ad oggi, quindi sono passati circa 4 anni, purtroppo chiediamo alle istituzioni, quindi nella persona del prefetto, la possibilità di sapere che cosa dobbiamo fare, perché non sappiamo più niente, quindi non sappiamo dove andare, ci sono dipendenti che devono prendere diversi soldi da diversi anni, quindi da minimo di 3-4 anni a 20 anni, 30 anni di servizio. E quindi ecco, chiediamo appunto, stasera siamo qui proprio per chiedere al prefetto che ci desse una risposta concreta. Ma in che modo l'Autolelli non ha pagato queste aspettanze che in qualche modo erano dei nostri diritti? C'è stato uno stratagemma, in che modo si è realizzato questa cosa? Lui ha attivato una procedura anti-usura e quindi la Procura della Repubblica in questo senso attiva una procedura dando 300 giorni per accertamenti. Successivamente però ci dovevano essere delle risposte, ci dovevano dare delle risposte, quindi o fallimento da parte dell'azienda o i pagamenti verso di noi. Invece da qui siamo andati avanti e 300 giorni su 300 giorni siamo arrivati ormai alla quinta volta che di proroga, insomma. Sì, è il prefetto di Ascoli Piceno, che è la nostra rappresentanza statale qui nella provincia, che dovrebbe dire o il fallimento o il pagamento, insomma. Quindi è questa